Cari amici, ben ritrovati per questa ennesima puntata di Ne Vogliamo Parlare. Prima di iniziare, qualche veloce premessa. Intanto qualcuno si era preoccupato che ci eravamo fermati. No, non ci siamo fermati. Il fatto è che a Cani e Gattini non ci sono grandi problemi, quindi abbiamo perso tempo per cercare qualche nuovo problema. Già Cesare mi guarda. No, leggo delle sottili, intanto benvenuto a tutti, leggo delle sottili note di ironia nel tuo, perché qua bisogna poi specificare e mettere sottotitoli che stavi scherzando. Tu non mi puoi fare le promesse che devo parlare serio se quando poi io parlo mi guardi con quella faccia là. Insomma, io solo questa mi ritrovo in questo momento. Domenico. Allora, la premessa qual è? La premessa è, lasciatemi diciamo fare una nota affettuosa nei confronti dei cittadini che devo dire ci accolgono con grande amore quando siamo in giro e con grande affetto. È la verità. Lo dobbiamo dire, questo insomma è un plauso che ci facciamo a vicenda, questo ci riempie di gioia e ci gratifica. Questo forse è... Non ci paghiamo le bollette, però voglio dire. È forse l'aspetto positivo della faccenda. L'unico. Poi, poi l'altra cosa è che poi passo la parola immediatamente a Cesare. Io volevo semplicemente dire, quando noi attenzioniamo qualche problema non lo facciamo per creare polemica. Ora voi immaginatevi un po' se nessuno attenzionasse praticamente quello che sta succedendo a Cani e Gatti, anche per i nostri amici amministratori, perché a volte sapete Cani e Gatti è grande, magari qualche cosa sfugge da mano, noi facciamo da pungolo, saremo dei rompiballi, definiteci come vogliamo, però diventerebbe monotono. Cesare, detto ciò, avendo fatto questa veloce premessa, visto che siamo stati un po' in giro e abbiamo avuto modo di vedere un bel po' di cose, a questo punto io mi fermo e lascio la parola a te per raccontare ai nostri amici cosa abbiamo visto nell'ambito di questa puntata, Cesare. Io intanto saluto chi sta guardando questa puntata, tutti i lettori di Cani Cattivi Web. La prima cosa che voglio dire è questa. Partirei da una piccola riflessione. Oggi è Giovedì Santo, quindi noi la puntata, il tempo di montarla e la metteremo online, non so se sarà fatto sabato, non so se sarà fatto domenica, tempo permettendo lo faremo prima possibile. La città in questo momento versa in condizioni assolutamente pietose, che nessuno ci offenda, perché non dire che versa in condizioni pietose con cataste di spazzatura in ogni dove. Tra l'altro ora inizia ad allontanarsi anche dai cassonetti e quindi, come dire, si cospargono per le vie adiacenti, i cani stanno facendo incetta di spazzatura, ci avevano detto che tutto era tornato alla normalità, ci avevano detto che il problema erano le discariche chiuse, ci avevano detto di tutto e di più. In verità, caro Domenico, senza voler dare colpe a nessuno, uno molto probabilmente magari non c'è il quadro chiaro di quello che c'è da fare, e nel senso che i problemi in questo momento è vero che ci sono, perché c'è la fila dei camion per arrivare in discarica, eccetera, eccetera. Quando succedono queste cose, in qualche modo, un minimo di organizzazione ti consentirebbe di mantenere in questo lasso di tempo la città dignitosamente pulita. Significa che la prima cosa che devi fare è quella di, come dire, imporre delle regole ai cittadini, di conferire negli orari previsti per legge, addirittura fare una determina con cui vieti il conferimento, come dire, quotidiano, lo puoi anche spostare per 48 ore facendo delle salatissime multe alle persone che non rispettano questo divieto, perché una cosa è tenere la spazzatura, voglio dire, qualche giorno nel balcone, una cosa è tutti insieme metterla per strada, questo crea le discariche. E questo non è stato fatto, non è stata fatta una determinazione che imponesse ai cittadini di tenere in questo momento. Ora, venendo qua, ho visto una macchina dei vigili urbani messa accanto ad un cassonetto, perché a seguito degli articoli che faccio vi siete forse convinti che è il caso di mandare i vigili urbani. Ma ora voglio dire una cosa, ma ora chi è quel fesso che, vedendo la macchina dei vigili urbani posteggiata accanto al cassonetto e sapendo che in questo momento, ecco, c'è questo tipo di problema, si ferma e butta la spazzatura? Ma vogliamo prenderci in giro? Cioè, ma veramente siamo la Repubblica di Paperino? Ci stiamo prendendo in giro, caro Domenico? Però al netto di questo, significherebbe intanto fare cassa con i bastasi, con i maleducati, fare cassa
educare, fare delle multe giuste, non come quelle che ti dici spostami la macchina e poi la spazzatrice non passa, detto con un cartello che già il cartello di per sé è fuori legge, quel cartello è fuori legge perché è vietato quel tipo di affissione, non rispetta i criteri legislativi per quanto riguarda l'affissione. Io non posso prendere un foglio A4, anche se sono l'amministrazione, metterlo in un tubo della luce e dire quello che c'è da fare, non funziona così. Per cui oggi ci sarebbe stato da fare cassa, perché oggi ci siamo fatti le riprese insieme, quante persone abbiamo beccato senza volerlo che stavano convenendo, era mezzogiorno, che stavano, ne sei testimone di questo, quindi non ne ha metinduria, che stavano convenendo, abbiamo preso pure un pulmino che ha scaricato due sacchi, un furgone che ha scaricato due sacchi, ma poi decine e decine e decine uno appresso all'altro. Questo per dirti cosa, caro Domenico? Che a volte noi ci convinciamo che se la soluzione non la so trovare io, significa che la soluzione non c'è. E quindi se tu mi proponi a me una soluzione, o sei un idiota, o sei un rompicoglioni, o sei uno che non si sa fare fatti suoi. Allora non funziona così, può darsi pure che faccio un attimo di outing e dico, può darsi che io non ne sono capace, dato che siete un governo di tecnici, ora entro a gamba tesa, siccome avete fatto la conferenza dei servizi e avete detto, qua c'è un altro tecnico e siamo tutti tecnici, tecnicamente la dovreste risolvere il problema, lo dovreste risolvere tecnicamente. Tra l'altro aggiungo una cosa e poi passiamo ad un altro argomento: noi abbiamo un impianto di trasferenza ed è l'unico comune della provincia di Agrigento che ha l'impianto di trasferenza. L'impianto di trasferenza è un impianto che dà un vantaggio di 3-4 giorni almeno nei momenti di emergenza, perché diciamo è una mini discarica che ti consente di conferire là dentro tutto a norma, metterlo all'interno diciamo degli scarrabili, non quelli che fanno percolato, gli scarrabili quelli a norma, e di portarlo in discarica 2 tonnellate per volta. Quindi che cosa significa? Che se faccio una determina che vieta il conferimento per 24 ore e punisco i trasgressori, continuo a fare la differenziata, ad esempio nella mia via è partita la differenziata, io ho iniziato a farla, è vero che la vengono a raccogliere eccetera eccetera, in più faccio utilizzo l'impianto di trasferenza per le potenzialità che ha, non con chi ha un mezzo e devi aspettare che torna, perché è questo il problema, con un mezzo l'impianto di trasferenza ha smesso di svolgere il suo compito. Se tu metti a regime queste cose, e poi i vigili urbani non li dovete fare mettere vicino ai cassonetti, dategli una macchina borghese, fategli togliere la divisa e fategli fare le multe beccando il trasgressore, ma non con la macchina dei vigili urbani accanto ai cassonetti, cioè manco un film di Lino Bambi si vedono queste cose. Detto questo, chiudiamo il capitolo spazzatura, anche se non si dovrebbe chiudere, caro Domenico, perché noi abbiamo fatto, allora noi, a seguito di un sopralluogo fatto da due consiglieri comunali coraggiosi, Fabio Falcone e Umberto Palermo, noi abbiamo una polveriera a due passi da noi, che poi spiegheremo magari in un'altra puntata che cosa significa avere una discarica messa sotto sequestro nel 2015, piena a tappo di percolato già fuoriuscito, ci sono le fotografie. Io mi meraviglio come non sia intervenuto ancora nessuno. No, guarda, guarda, se questa cosa fosse stata di un privato, io non so cosa sarebbe già accaduto. E guarda che non stiamo giocando con il marciapiede fatto storto piuttosto che dritto. Il percolato, se dovesse raggiungere una falda acquifera o se dovesse raggiungere un terreno vicino, te lo ritrovi sulla tavola, tu che mangi i prodotti che sono a base di percolato. Allora Cesare, ecco. Io avendo fatto tu questa pretesa sulla spazzatura, perché oggi non parleremo di spazzatura, quindi è uno sfogo condivisibile e che posso sicuramente capire, perché è quello che fa rabbia anche a me. Però io vorrei chiederti una cosa, Cesare. La spazzatura, ok, ci sono problemi, viva Dio, i problemi ci sono sempre, e c'è un po' lo scaricabarile, il problema della regione, il problema della discarica, quindi è un po' come la storia del contadino che deve salvare il lupo, la pecora e i cavoli, cioè bisogna fare un doppio giro di boa per cercare di salvare il lupo, la pecora e i cavoli, ok? Però voglio dire, per la puntata di oggi, dove noi andremo a parlare di verde pubblico, io e lo chiedo a te, che oggi sei calmino, quindi ti voglio fare rilassare un po'. Per la spazzatura, discarica, regione, cioè, ma per il verde pubblico, che c'è l'erba più anda di... No, alla caricatura, cioè,
diciamo, la giustificazione qual è? Il problema dove sta? No, vedi, oggi ci siamo occupati di verde pubblico, caro Domenico, perché oggi ci siamo guardati negli occhi e mi hai detto di che cosa parliamo. Io ti ho detto, vediamo se condividi, prima facciamoci una passeggiata del paese, ti faccio vedere un po' di cose. Mentre per la spazzatura c'è il pizzetto di Musumeci, c'è la discarica che apre e chiude, c'è questo e quello, però tutto c'è, tranne un attimo di outing nel dire tutto sommato noi siamo un paese avvantaggiato nei confronti di altri, abbiamo dei margini di vantaggio, vediamo di utilizzarli. Può darsi pure che non riusciamo ad avere una visione per risolvere questo problema, perché la verità è, caro Domenico, ritorno sulla spazzatura per chiudere subito la parentesi. Quella trentina di persone che oggi abbiamo visto scaricare la spazzatura dalla propria auto, in maniera casuale noi l'abbiamo vista, sono quelli che hanno contribuito a far diventare questo paese, in questo momento che stiamo registrando, una discarica? Sì. Certo, il 50% di colpa è di questi signori. L'altro 50% è chi consente a questi signori di farlo. Perché questi signori oggi, non avendo preso 300 euro di multa, domani continueranno a buttare la spazzatura e a continuare a fare le discariche per il paese. Cesare, ma gli crei le condizioni per le vastasi, perché come quando tu arrivi in un posto e c'è casino. Tant'è che tu oggi, guarda, raccontiamo un piccolo aneddoto della giornata di stamattina. Cioè, oggi c'è stata stamattina c'è stata una signora in via Pirandello che era scesa con due borsoni e io ero partito per dirgli, pur essendoci una discarica, ce l'ho aperto là, no? E io stavo partendo per dirgli, signora, non si butta la spazzatura a quest'ora. Tu che cosa che mi hai detto, Domenico? Non è una cosa organizzata e detta. Che cosa mi hai detto? Ma ti ho detto, ma che ci devi fare? C'è un casino, che senso ha dirgli alla signora non buttare la spazzatura in quell'ora se c'è un casino? È lo stesso della barzelletta quando dice non sputate a terra, sputiamo nelle mura. Esatto. Cioè, voglio dire, a che cosa serve? Esatto. No, questo per raccontare questo piccolo aneddoto. Chiuso questo, allora, la spazzatura è un fatto, come dire, immediato, itinerante, ti sposti da via in via, eccetera, eccetera. L'erba alta 2 metri ha bisogno un tempo sufficiente per diventare alta 2 metri. L'erba che sommerge le palme e le piante comprate con i soldi del comune ha bisogno anni per poter fare questo tipo di lavoro. Le immagini che state vedendo in questo momento si riferiscono all'entrata sud di Canicattì, la porta d'ingresso del nostro paese. E allora voi immaginate di avere un locale, un'azienda, una casa, un'abitazione, una villa, un chiosco di bibite, un bar, una gelateria, e di fare trovare l'ingresso di una di queste cose che ho elencato nelle condizioni in cui state vedendo. State vedendo in questo momento delle palme che a noi ci sono costate un botto di soldi. Anzi, a proposito delle palme, credo che questo non faccia parte di questa amministrazione, faccia parte dell'amministrazione di prima. A noi ci sono costate molto di più di quello che sono costate in altri paesi molto vicini. Non mi sfidate a dimostrarvelo, perché ho le carte per poterlo dimostrare. Mettiamoci un sasso sopra, non ne parliamo. E quelle palme sono state sommerse dall'erba selvaggia. Cioè, non sono state mai innaffiate, non sono state mai manutente, non sono mai state, come dire, non gli è stato mai dato uno sguardo. Guardate le immagini in che condizioni sono, e c'era il riquadro dove dovevano crescere, perché l'idea... Ma poi scusami, se anche l'attività che è accanto... Ecco. A me sembra un po' la storia di Porto Cervo. Io tantissimi anni fa mi trovavo in Sardegna e siamo andati a Porto Cervo. Allora, la Sardegna, grosso modo, con la Sicilia, sono prime cugine, figli di un fratello solo. Praticamente tu cammini in Sardegna, erba alta, ad un tratto tu trovi un cartello, io non so se è così adesso, stiamo parlando di un secolo fa, e c'era scritta benvenuti a Porto Cervo. Ad un tratto tu trovi, come la stazione metropolitana che c'è nella Gialla a Roma, via Condotti, praticamente nelle altre, dico, se voi vedete le immagini, vedete che in questa porcheria di verde pubblico c'è questa bellissima attività che praticamente già mantiene tutto pulito. Com'è che... Sì, davanti, no, ma lo posso dire perché le immagini lo stanno facendo vedere. Davanti il negozio di lampadari, il luminare credo che si chiami, perché è un privato, è praticamente un bijou, come si dice in questi casi, e a 30 centimetri di distanza c'è, diciamo, la discarica. Ora, che cosa significa? Che il privato è molto più capace del pubblico? Cioè, ma si può ottenere... Io tra l'altro mi ricordo in campagna elettorale,
e non mi sfidate a prendere questi documenti visivi, perché li vado a prendere, perché c'ho una bella videoteca io abbastanza assortita delle cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Uno dei punti di riferimento di cui si parlava molto spesso era quella delle entrate del paese. Io sentivo dire ai candidati sindaci: e la prima cosa che farò è l'entrata del paese, perché l'entrata del paese è il biglietto da visita. Questa parola biglietto da visita ancora mi echeggia nell'orecchio. Bene, questo che state vedendo è il biglietto da visita. Questo è il biglietto da visita. Noi ci stiamo presentando in questo modo. Le vedete queste immagini? Cioè, le vedete che porcherie, che modo abbiamo di dare il benvenuto ai tanti avventori che vengono per le attività commerciali, che vengono per i privati, non vengono sicuramente per la nostra bella faccia. Voglio dire, che benvenuto gli diamo? Questa è l'entrata del paese, quella che state vedendo. Ma Cesare, visto che i privati sono in grado di gestire le cose meglio, diamole incomodato ai sì, facciamo, e li facciamo gestire. Sì, facciamo come le riprese del Consiglio Comunale. No, facciamo come le riprese del Consiglio Comunale, che quando era in mano a dei ragazzi che lo facevano così, per passione funzionava. Ora invece ci dobbiamo mettere l'auricolare quello per gli anziani per poter sentire l'audio. Lasciamo perdere. Però non state vedendo solo l'entrata sud, perché non stiamo parlando solo dell'entrata sud. Nelle immagini state vedendo anche via Pirandello. Siamo nella cooperativa, aiutami. Zone della Reda, diciamo. Della Reda. Guardate in che condizioni sono questi piccoli parchi che fanno qua da cornice a questi condomini, eccetera. Guardate in che condizioni sono. Guardate quanto tempo è passato. Cioè, l'erba così alta ha bisogno almeno un anno per diventare così. Cioè, possiamo anche chiamare un tecnico, possiamo chiamare un esperto di agricoltura e chiedergli quanto tempo ci sta la pianta che stiamo vedendo adesso per poter diventare così grande. Le palme non si vedono più. E lo sai qui quella zona qual è? Quella zona è una zona che viene percorsa ogni giorno da tutti gli alunni, da tutti i genitori che si recano presso il liceo classico, presso la ragioneria. Cioè, che noi diamo questa, gli spieghiamo che il concetto del bello che ci circonda è questo. Voi pensate che io stia facendo polemica, ma le vedete le immagini? Vedete, se io me le fossi inventato queste cose, potreste anche dire: no, questo è uno che va cercando il pelo nell'uovo. Ma questa è la realtà. Cioè, le immagini dicono molte più cose di quelle che sto dicendo io, caro Domenico. Perché mi piacerebbe che qualcuno mi potesse smentire. Ma dico di più, liceo scientifico, guardate qua, ogni giorno ci sono i ragazzi che attraversano questo tratto di strada, 3 metri quadrati sono, cioè, cosa ci vuole per dire diamo un segnale, abituiamo i nostri ragazzi? Perché i ragazzi dovrebbero crescere col concetto del bello, del rispetto della città, del rispetto della cosa pubblica? Che esempio abbiamo dato a questi ragazzi? Che esempio stiamo dando a questi ragazzi? Beh, il liceo scientifico c'è anche quella zona con quell'albero che si fonde insieme alla discarica. Non so se l'abbiamo ripreso stamattina. Vai, dove ci sono i cartoni sotto quell'albero? Li hanno tolti i cartoni? Un paio di articoli. Sì, se non glielo faccio notare io, questi che sono tecnici, non è che se ne accorgono. Poi dice che io sono polemico, dice che io sono un attaccabrighe. Hai visto stamattina la signora che abbiamo intervistato cosa mi ha detto? Ma tu ti vuoi far ammazzare? Sì, io mi voglio far ammazzare per questo paese, perché ci sono tanti modi per morire, e morire, uno dei tanti modi per morire è anche subire, mettersi la testa sottoterra per dire va tutto bene. E allora non va tutto bene, va tutto male. Va tutto male, caro Domenico, perdonami, io voglio, è probabile che ti stia dando, come dire, un taglio estremamente contestatore a questa puntata. Ma tu hai registrato le immagini insieme a me. Ma Cesare, c'è poco da contestare, io l'ho detto altre volte e lo ripeto, cioè, quando noi facciamo questi speciali li facciamo solo per attenzionare, perché poi qualcuno pensi che noi vogliamo fare polemica, vabbè, poi saranno gli altri, cioè non è che possiamo stabilire noi quello che facciamo, sai, come diceva l'amico nostro, ai posteri larga sentenza, cioè poi saranno gli altri a stabilire il motivo per il quale noi facciamo queste cose. Ma il concetto di base, che l'ha detto 10 volte Cesare e lo ripeto per l'11ª volta io, è che ci sono le immagini. Noi potremmo essere accusati di attaccabrighe, di rompiballe, di persone che vogliamo, qualora le cose stessero tutte nel modo giusto, e noi andremo a fare dei fotomontaggi facendo vedere alla gente quello che non è. Noi ci limitiamo a far vedere le cose per come stanno, e poi alla fine qualcuno è nelle condizioni di dimostrare il contrario, ma noi siamo qua, Cesare, alla fine, dico, non è che noi chissà che cosa, e manca un'altra cosa che io ripeto e lo ripeterò.
ragazzi, noi non siamo contro l'amministrazione, noi abbiamo sempre fatto queste cose dai tempi dall'era della pietra. Noi facciamo servizi da quando Canicattì era commissariato, da quando c'erano i commissari, l'abbiamo fatto con i commissari, l'abbiamo fatto quando con l'amministrazione Corvo. Quindi noi non ce l'abbiamo con l'amministrazione, che sia chiaro, noi ci limitiamo a far vedere alla gente le cose per poi punto. Domenico, ma posso aggiungere una cosa? Contradagulfi, noi denunciamo attraverso dei reportage quello che stava accadendo e si ferma il tiraggio di acqua e scappano tutti, non se ne parla più. Ci dovevano aggiustare tutte le strade e abbiamo pagato 70.000 euro una ditta non so di dove per farcela aggiustare, non ci hanno aggiustato una mazza, se ne sono scappati, non se ne parla più, non se ne parla più. Hanno tirato l'acqua, non se ne parla più. Se avevano ragione, se avevamo torto noi, ci avrebbero chissà come ridotto, eccetera, eccetera. Hanno chiuso tutti i pozzi, addirittura incontrata acqua. Come si chiama l'altro pozzo? Contrada acqua. Grotta dell'acqua. No. Non ricordo quello. L'altro pozzo dal quale tiravano, si sono andati a togliere tutte le tubazioni, eccetera, eccetera. E c'è stato un servizio fatto da quelli del Movimento 5 Stelle. E questo è il contradagulfi. Foro Boario. Scopriamo che praticamente il percolato usciva tipo cannolo di fontana. E prendono gli scarrabbi e li portano via. Quindi significa che quando noi facciamo accorgere le cose, ora abbiamo fatto accorgere i ragazzi del Consiglio Comunale, Falcone e Palermo, hanno fatto questo reportage importantissimo su Buccheri, noi lo abbiamo pubblicato, ora vediamo che cosa si farà. Cioè, se le cose non le facciamo notare noi, l'altro giorno c'era questo pino che lo avevano riempito con una catasta di cartoni che non era necessario neanche il piromane che passasse, sarebbe bastata una cicca di sigaretta per fare prendere fuoco un pino che ha almeno 30 anni. Allora, siamo noi che ci dobbiamo fare vedere che c'era un pericolo imminente per poterlo fare e ce l'hanno in più e in più si offendono con noi perché diciamo queste cose. Ci dovreste ringraziare, voi vi dovreste tassare. Gli assessori, tutta la giunta, eccetera, eccetera, una parte del vostro stipendio lo dovreste devolvere a Caricatti Web perché vi facciamo un servizio gratuito di segnalazione. Cioè, per onestà intellettuale, voi dovreste devolvere una parte dello stipendio che non vi meritate. Ora ve lo dico in tono polemico perché ce lo meritiamo noi, e lo dovreste devolvere a Caricatti Web. La verità è questa. Poi ragazzi, la situazione è drammatica e qua c'è poco da scherzare. Io non lo so a chi dobbiamo attenzionare questa situazione che si sta verificando a Canicattì. Io ritengo che fra qualche giorno a Canicattì non potremo più camminare. Cioè io non lo so se qualcuno segue... No, non si dicono più! No, non si dicono, non si raccontano più! Ho saputo che ci sono state delle rapine a delle macellerie! Stavo dicendo proprio questo! Non se ne parla più! Cioè noi qua o ci dobbiamo organizzare stile teste di cuoio e dobbiamo fare una squadra come fanno in altri paesi e dobbiamo fare le ronde cittadine e quindi, caro, se chi sbaglia paga... Torniamo all'era del. Non possiamo dire una cosa del genere, non possiamo fare passare questo concetto, ma qualcuno qualcosa dovrebbe farla, Cesare. No, ma noi abbiamo in questo paese abbiamo tutti i figli, abbiamo le famiglie, sì. Cioè questo tipo di situazione che si verifica, domani può succedere a me, a te e a chiunque. Aggiungo di più, in via Pirandello ieri mi hanno telefonato per dirmi che c'era stato un inseguimento tra una pattuglia della polizia e un'altra automobile a 200 all'ora. Alcuni i negozianti che erano lì mi hanno fermato e mi hanno raccontato non ci è scappato il morto per miracolo. Non ne parliamo più di queste cose, neanche i comunicati ci arrivano più di queste cose, perché questo paese ormai è arrivato ad un livello di insicurezza e ancora perdono tempo a non mettere in moto le telecamere. Ancora perdono tempo a non mettere in moto le telecamere. Di che cosa vogliamo parlare, caro Domenico? Che abbiamo 200 telecamere sparse per il paese e non funzionano, però troviamo i soldi per comprare tutte le stronzate di questo mondo. Ma poi dico, alla fine mondo è stato e mondo è, i problemi in questo paese ci sono stati sempre, però mi pare che qua la situazione, io l'altro giorno ho sentito un'intervista del comitato, questo sicuramente voi questo speciale lo vedrete subito dopo Pasqua, ma io ho sentito un'intervista della festa del Venerdì Santo, che è stata festa, la ricorrenza, non si può chiamare festa, è stata sempre diciamo una data molto sentita per Canicattì. 1000 euro, quando io ero 1100 euro, contro le 3000 rotte, diceva il presidente della comitato, contro le 3000 rotte di che? Che praticamente
ovviamente degli altri anni, sì, degli anni precedenti, e diceva questa, vabbè, abbiamo pagato a Roberto Ferrari 5.000 euro, questa diciamo c'è stato modo di farla grazie ai commercianti e grazie ai caricatinesi, che tra l'altro sono un mezzo lasciata dello comune, cioè perché c'è anche questo tipo di problema, perché non è che a Canicattì stiamo vivendo un periodo fiorente anche a livello commerciale, quindi i commercianti o i canicattinesi possono compensare le mancanze o diciamo la penuria di soldi che ha l'amministrazione. Quindi siamo, ma te ne aggiungo un'altra. L'altro ieri in via Pirandello c'era un commerciante che mi diceva, dico, ma che di nuovo le strisce blu hanno fatto? Come mai le strisce blu sono quelle strisce che le vediamo a 200 km di distanza perché le ripitturano ogni 3 mesi? E questi signori che hanno preso l'appalto e che campano con i nostri soldi, che avevano preso l'impegno di farci le strisce pedonali, i parcheggi del comune, le segnalazioni, la segnaletica stradale, eccetera, eccetera, per trovare un attraversamento di strisce pedonali dignitoso, ce ne dobbiamo andare a Delia. Perché? Cioè che perché? Significa che cosa? Che loro si sono presi l'impegno, però si pitturano sempre solo le strisce blu, che se ti ricordo davanti all'ospedale le avevano fatte dritte, e se non avessi fatto 4 articoli che sono ancora sul giornale sarebbero ancora dritti, rischiando un incidente ogni mezz'ora. La verità è questa, che non ci sappiamo neanche fare rispettare. Ma Cesare, ne vogliamo dire un'altra? Ci sono un sacco di strutture carenti, fatiscenti, strutture immobiliari che stanno cadendo. Io non la conosco la legge, quindi invito ad attenzionarla questa cosa, perché è inutile che imbrachiamo, diciamo, queste case mezze cadute. Ma ti riferisci a quello di Largo Aosta, che forse ci abbiamo anche le immagini. Largo Aosta, mi riferisco anche Piazza Palma, perché quest'anno la processione cambierà, diciamo, il tragitto, perché là in Piazza Palma, dove solitamente è salita la processione tutti gli anni, c'è una struttura, diciamo, privata. Io non la conosco la legge, quindi invito chi, diciamo, ha le carte in mano per poterla fare, perché poi magari ci sono persone che non se lo possono permettere, quindi facciamo praticamente un comunicato a queste persone, se praticamente non sono nelle condizioni di poter riprendere queste strutture, li rileva il comune. Ci sarà una legge, essendo che siamo a statuto speciale, che prevede che l'amministrazione possa buttare giù queste strutture e possa rilevare la proprietà e fare un... No, ti dirò di più, che il sindaco coattivamente ti può imporre di fare, io l'ho subito a Porta Empedocle, ti può imporre di fare il prospetto di casa tua per una questione di ordine estetico, non di ordine pubblico o di sicurezza, di ordine estetico, e se tu non lo fai, la fa fare lui e ti manda la fattura a casa. Funziona così. Le immagini che state vedendo, mi auguro di trovarle queste immagini, siamo a Largo Aosta, cioè nel cuore del paese, questa vergogna che c'è lì con le lamiere che si brandiscono, che se passa qualche ragazzino gli si taglia la testa, le abbiamo segnalate 300 volte. Possibile che non si è capace di chiamare il proprietario di quest'area e gli dici, senti, se non la metti in sicurezza te la sequestro? È possibile che non si hanno i coglioni per fare una cosa del genere? Se non la metti in sicurezza, se non la rendi esteticamente dignitosa, perché questo è il centro del paese, te la sequestro. Ci vogliono i coglioni da mettere sul tavolo, caro Domenico. Da Girgenti Acque ci siamo fatti fottere e se ne sono andati, ci dovevano aggiustare le strade. Le strisce blu, aspettiamo ancora che ci facciano le strisce pedonali, eccetera, eccetera. Non siamo capaci di prendere un privato, perché questi appezzamenti di terreno che ci sono tra Largo Aosta e fino ad arrivare ai primi semafori, che sono un cumulo di spazzatura piena di abusivi che ci buttano le cassette, eccetera, eccetera. Ma non si è capaci di dare delle direttive. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma alla fine, io sono dell'idea che molte cose si possono fare. Cioè, laddove c'è, noi non vogliamo entrare nel merito di ma tu vuoi fare la parte del buono, vero? Tu vuoi fare la parte del buono, Putin tu vuoi fare sulla mia, no, io sono... ma sei un bastardo, perché all'inizio ci eravamo messi d'accordo con Putin, oggi l'hai da fare tu, vuoi fare la parte del buono, ora o gli dici 4 parolacce una presa all'altra o questa trasmissione non la mando in onda. Sbrigati, perché c'è rimasto ora se la prende pure con me. No, dico, ma alla fine, se diciamo vogliamo farla sistemare un privato, ci scaviamo quattro tasse, ci facciamo pagare meno, ci dobbiamo andare tanto tempo. Ti devo interrompere su questa discussione e riprendiamo tra un attimino. No, abbiamo staccato per motivi tecnici, perché abbiamo un lasso di tempo entro il quale dobbiamo... Hai staccato perché ti sei incazzato? Sì, no, ho staccato
ho staccato perché ti ho tirato un po' da cenere che c'era qua sopra, e quindi per una questione di non trasmettere come dire concetti di violenza ho voluto evitare. E dico, stavo dicendo, io non è che voglio fare il buono, cioè dico, se c'è una proprietà di un privato, al limite gli fate pagare un qualcosa meno di spazzatura, e gli dite sistematela, cioè alla fine gestiamolo anche a stile villaggio sto cane cattivo. Cesare, tu da parecchi anni ormai sei cane cattinese per adozione. Cane cattivo è entrato a far parte dei 100 comuni d'Italia, ora non so se fa parte delle 90 villaggi dello Perù, cioè dico senza voler. Ma sai qual è la rabbia, caro Domenico? Ora ti spiego una cosa. Vedi, io non mi ammazzerei la vita se non credessi nelle potenzialità di questo paese, perché io conosco gli altri, io vengo da un altro paese, io conosco gli altri paesi e li conosco anche abbastanza bene. Calicatti ha delle potenzialità al netto di chi ci ha amministrato fino ad oggi, comprese le amministrazioni precedenti, ha delle potenzialità che gli altri paesi se le sognano. Calicatti quando dice, continua a dire che il bilancio, non ci sono i soldi, non ci sono qua, non ci sono là. Allora, io voglio fare un piccolo esperimento. Noi la prossima volta ci mettiamo in macchina con la nostra telecamerina e contiamo quante minicar noi riusciamo a trovare in giro per il paese. Io ti dico che in proporzione Caritatti ha molte più minicar che in Milano. Noi ci facciamo un giro e vediamo quante macchine dai 50.000 euro in su ci sono a Canicattì, che in proporzione sono molto di più di quelle che ci sono a Milano. Quanti negozi ci sono a Canicattì di nuova e di vecchia generazione? Quanti imprenditori ci sono che fatturano oltre 10 milioni di euro a Canicattì? Questo si può andare a vedere dai dati ufficiali della Camera di Commercio. Che cos'è che voglio dire con questo? Ora mi diranno, sì, ma maggior parte su debiti, ci spiegasse a chi si fa per fare il debito avere le garanzie, perché oggi come oggi sono le garanzie il debito delle banche. Cioè, voglio dire, ti fanno le pernacchie. Che cos'è che voglio dire? Che vi è un tessuto economico esistente a Canicattì, perché se tu esci la sera, i locali, anche di settimana, hanno gente là dentro. Il fine settimana non trovi posto a sedere, ma durante la settimana ci trovi gente là dentro. Canicattì ha delle potenzialità che noi stiamo reprimendo, perché non mettiamo nelle condizioni, cioè dire noi piuttosto, io quando iniziò questa legislatura dissi noi dobbiamo puntare sul terziario, perché io che vengo da fuori, si usava dire a Porto Empedocle, ma la dirigenza, a Favale, quando una cosa non si trova si va a Canicattì, la trovi, e noi dobbiamo ripuntare. Io una volta con Renato, aiutami, centro commerciale naturale, Renato Laverde, con l'amico Renato Laverde, gli dissi, ma io non lo chiamerei neanche centro commerciale naturale, perché i centri commerciali sono, come dire, centri di plastica, dove ci sono commesse prese per 3 mesi che non hanno delle no, questa è la via dei negozi che si, come dire, che si succedono da generazione in generazione. La fiducia del cliente nei confronti del negoziante che sta lì da generazioni, che lo trovi sempre lì, non è quello del centro commerciale che smonta ogni 6 mesi di chi di Giupac e Sinni. Ma io, Cesare, una cosa la devo dire adesso, concedimi un attimo tutto quello che vuoi, una nota di campanilismo, perché io amo il mio paese e ci sono nato. Beh, ho iniziato a amarlo pure io, okay, e probabilmente morirò anche in questo paese, ma la nota dolente, che io prima faccio una premessa e poi esprimo la mia nota dolente, le mie perplessità. Intanto Canicattì, devo dire, è un paese fatto di persone, diciamo, che si impegnano assolutamente, cioè, e posso dire che i negozi che abbiamo a Canicattì siamo a livello superiore di Milano. Voi andate a Milano e vedete che questi negozi forse non li vedete, perché non c'è questa logica. Quindi il canicattinese è abituato a fare cose in grande, non c'è stato dubbio. Un periodo che andava a 3.000, però oggi il sentore che io avverto, Cesare, è quello che molta gente, anche imprenditori importanti, stanno organizzando per fare le valigie e per andarsene da Canicattì. I commercianti, il commercio, gli imprenditori, coloro i quali hanno messo in moto un indotto economico pauroso a Canicattì, sono scoraggiati, si stanno arenando perché non hanno più
più un punto di riferimento, perché purtroppo il commerciante deve anche essere spronato, perché il commerciante, se è in un contesto sereno, tranquillo, è come quando tu hai un posto pubblico e hai dei colleghi di studio degli stronzi, che sono uno più stronzo dell'altro. La mattina tu, quando vai a lavorare, non sei motivato, ci va, come si vuol dire, con la mano nasca. E questo è quello che sta succedendo a Canicattì, perché non ci sono più le condizioni, perché quando praticamente la persona di fuori deve venire, come dice Cesare, e quando Ciasi già entra, il biglietto di presentazione è l'erba andatanda, di Giabanna arriva i sacchi della spazzatura, eccetera, eccetera. Anche chi viene per spendere soldi a Canicattì se ne va sdegnato, come si suol dire alla Canicattì. Ma è quello che cerco di dire io. È quello che cerco di dire io. Cioè, la decorosità di un paese, il decoro di un paese, perdonami, non è una velleità estetica finalizzata a se stessa. Il decoro di un paese fa parte di una strategia di marketing, fa parte di una strategia di comunicazione, fa parte di un percorso commerciale ed economico. Cioè, quello che voglio dire io è che quando io faccio la battaglia affinché il discorso delle discariche pericolose, io non è che le dico perché la preoccupazione chissà che, perché essere additati come la terra dei fuochi ci si sta a 3 secondi. E questo tipo di timbro andrebbe a, come dire, condizionare produzioni agricole, produzioni di altro tipo, eccetera, eccetera. Si capiscono queste cose? Cioè, se qua oggi, ora, hanno uscito questa cosa dei tecnici. Cioè, ma la vogliamo smettere? Ma veramente, mi prenderanno per polemico, diranno che io ce l'ho con l'amministrazione o con gli amministratori. Ma la vogliamo finire questa cosa dei tecnici? Cioè, dire, oh, allora, continuiamo ad aspettare un bilancio, debbono presentare ancora il bilancio del 2016. Debbono presentare ancora il bilancio del 2016. Cioè, è 2 anni che siamo lì e la prima cosa che si diceva in campagna elettorale: faremo diventare il palazzo trasparente. La prima cosa, faremo una fotografia dello stato dell'arte e la faremo leggere alla casalinga di Bondighera. Ma poi Cesare, ancora aspettiamo il bilancio del 2016. Anche questa situazione che abbiamo accennato poc'anzi e che voglio ribadire, perché credetemi, è la cosa che mi preoccupa maggiormente. Queste situazioni delle rapine, eccetera, eccetera, ma questi sono malessere. No, questi sono dei segnali. Questi sono dei segnali. Oggi, se tu parcheggi la macchina in una zona, diciamo, come si suol dire, deserta, e la vai a prendere alle 9 di sera, devi avere paura. Io faccio un esempio, diciamo, spicciolo, un esempio banale, un esempio facile. 30 anni fa noi facevamo i veglioni, Cesare, quando facevamo i veglioni noi facevamo i parcheggi controllati, sai, che gli lasciavi le 1000 lire, eccetera, eccetera. Non c'era praticamente una macchina che scastravano per fregare lo stereo. E lo sai perché? Perché io pigliavo caccio carosazze di chi si è sversati, caro Cesare, e li mettevo là, gli facevo guadagnare. Allora, un Caruso che praticamente doveva scassare una macchina per andarsi a vendere uno stereo 50.000 lire e sapeva che la sera ne buscava 150 a 1000 lire, secondo te che fa? Scassa la macchina o smette a fare il parcheggiatore? La verità è che è inutile che prendiamo la storia da lontano. La verità è che se non si ha un percorso da seguire, una traccia da seguire, e ci prendiamo in giro noi stessi, non si va da nessuna parte. Qua bisogna, come dire, esorcizzare il concetto dell'uno contro l'altro. Qua, se tu non sei capace di fare una cosa, puoi venire da me e dirmi: Cesare, sta cosa come si fa, e viceversa. Sicuramente. Ma se vi è una chiusura totale, perché si deve dimostrare che cosa? Si deve dimostrare quello che è sotto gli occhi di tutti. È inutile, non me ne abbia nessuno. Noi sono passati 2 anni. Non siete, al netto di questa rotatoria che era praticamente, sono i soldi di compensazione che ci doveva dare l'ANAS, ed è una cosa più vecchia della scorreggia, voglio dire, al netto di questa rotatoria, di qualche stradella che sia asfaltata, voglio dire, lasciamo perdere, di che cosa che stiamo parlando? Cioè, c'è una direzione verso la quale stiamo andando? Ci sono i comitati di quartiere, che io sto triturando le palle da 2 anni sui comitati di quartiere, quando mi dico: ma non è facile, caricato. Io lo so che non è facile, ma se no, anche il giro del mondo inizia dal pianerottolo di casa propria. Chi decide di fare il giro del mondo, sembra il pianerottolo di casa propria deve uscire, il primo passo parte da lì e sta iniziando a fare il giro del mondo. I comitati di quartiere,
sono un esperimento sociologico che vanno fatti. Interfacciatevi con altri paesi, iniziate ad uscire e interfacciatevi con sindaci che fanno parte. Ma tu lo vedi, lo vedi Gianfilippo Banchieri? A me dispiace che ogni volta lo devo tirare per la giacchetta, cioè pare che anni fa su Icchiari. Ma è una persona, si è saputo organizzare. Poi sai, la gente mi dice, ma sa, Delle è un paese tanto, ma anche tanto era anche con le prime, con le vecchie amministrazioni. No, certo. Non è che Gianfilippo Banchieri si pigliava un paese. Era che... tanto, però era. Voglio dire. No, era pieno di debiti, era pieno di debiti. Chi lo immunizza? Ma nessuna prospettiva. Ma sempre piccolo era, anche con le amministrazioni passate. E poi io voglio dire una cosa. Cesare, insomma, noi siamo amici, ci vogliamo bene, quindi anche se ci azzuffiamo in diretta, alla fine lo facciamo per affetto. Io non è che voglio fare il buono, qua noi non ce l'abbiamo con nessuno, io solo voglio attenzionare questa cosa, perché noi siamo preoccupati, ragazzi, anche quando si fa un concetto risparmio. Ma dov'è questo risparmio? Quando ci sono 30 persone che prendono le buche e scassano la macchina, che io feci 160 euro di danno con una buca che ho preso, che ho preso vicino all'ospedale, che c'è un tombino fuori e non ho voluto fare manco causa al comune, perché non me ne può fregare di meno. Quando poi cade una casa e ammazza qualcuno, quando cade un palo fradicio e ci rimane un Caruso Sutta, dov'è questo risparmio che ha fatto l'amministrazione? Cioè, ma il risparmio di che? 70.000, abbiamo speso credo tra i 60 e 70.000 euro per asfaltare dei pezzi di strada che andavano benissimo, che se questi soldi, l'ho detto più volte, lo ripeto ancora, così l'assessore alle buche me lo ascolta, se questi soldi li avessimo destinati, come ha fatto il sindaco di Delia, a rattoppare le buche con garanzia, 3 anni di garanzia, noi avremmo coperto circa 700 buche. Ma tu te immagini questo paese con 700 buche in meno? Invece hanno preso in Viale Regina Margherita, c'era un buchetto, hanno scarificato 500 metri di strada, tutto questo pezzo di strada, la parallela di Viale Regina Margherita, c'era un altro buchetto, hanno scarificato altri 500 metri di strada, e certo, 60.000 euro, 70.000 euro, ti basta per fare 3 pezzi di strada, Cesare, questa è la verità. Il discorso è un altro, voglio dire, coinvolgiamo, Cesare ha detto una cosa che io condivido e sposo in pieno il concetto di Cesare dei comitati di quartiere, cioè fare gli accentratori in questo paese non serve, coinvolgiamo la gente, facciamo i cantieri sui cantieri lavoro e facciamo lavorare la gente, quando ci sono queste persone che sono in giro e sono disperate, pigliamo la gente, ci mettiamo una carriola, ci diamo una cazzola e gli facciamo coprire le buche. Facciamo, io una volta, Cesare, questa la devo dire e poi non parlo più, io non potrò mai scordare una lezione che mi ha dato la mia maestra alle scuole elementari della bacchettina, Cesare, che mi chiamava, che io ero un po' compernuso, stavo mai fermo, mi dava la bacchetta, mi ha detto, mano, ci stocca sta bacchetta, e io ho rotto sta bacchetta, poi mi ha detto, un mazzo di bacchette, ci stoccalo, e mi veniva difficile romperle quelle bacchette. Che cos'è questo? Per esprimere, spiegare il concetto che l'unione fa la forza, Cesare, se qua per attenzionare i problemi di questo paese necessita di coinvolgere le persone del quartiere, la gente che non fanno niente, ma facciamo lo scambio, torniamo al baratto come una volta e cerchiamo anche di fare squadra, di lavorare in gruppo, Cesare. Caro Domenico, va bene, allora per oggi diciamo ci è salito il sangue in testa. Diciamo che è faticoso fare queste trasmissioni. Sì. Io mi diverto di più a fare gli a bordo con nella finestra sulla città, ma questo tipo di trasmissione è faticosa perché te ne vai con l'amaro in bocca. Te ne vai con l'amaro in bocca perché vorresti poter gridare che cosa sta succedendo. Che cosa sta succedendo? Cioè, io dico a chi ne ha, come dire, determinazione. Iniziate a preoccuparvi, cioè non innamoratevi di voi stessi, fate un attimo di outing, potete anche fare, come dire, e poi evitiamo poi questi difensori che fanno quadrato, eccetera, eccetera. Ascoltatemi, cioè siamo tutti nella stessa barca, l'orticello da salvaguardare, eccetera. Se l'orticello è sulla stessa barca, se affonda la barca, affonda anche l'orticello, perché è veramente una guerra tra poveri. Cioè è un paese dove si stanno creando le fazioni, chi è pro, chi è contro, qua non si è né pro né contro, qua ci sono delle soluzioni che alcuni non riescono a vedere. E allora le soluzioni, ora l'altro giorno io ho assistito ad una conferenza stampa dove si diceva, no, qua in questa giunta siamo tutti tecnici. Ma che cosa significa siamo tutti tecnici? Che la politica sia andata a fare friggere? Cioè quando conviene siamo tutti politici, quando non conviene siamo tutti tecnici. E bisogna, non mi chiedete di andare a prendere questa parte di dichiarazione perché ce l'ho, per cui io quando parlo è perché
in qualsiasi momento lo posso dimostrare, altrimenti mi asterrei dal parlare. Ma cioè, se tu pensi che alla gente possa interessare il fatto, alla gente manco la politica ci interessa più, nelle partite, se si è tecnici, se si è per politici, se si è laureati, se si è ignorante, alla gente interessa vivere in un paese vivibile, scusate il gioco di parole, che poi siano tecnici, tanto di rispetto e tanto di cappello per gli assessori e per l'amministrazione eccetera eccetera. Ma il problema, voglio dire, io conosco gente che hanno la terza elementare e hanno fatto cose dell'altro mondo, gente che sono laureate e sono ignorante, che ci vogliono dei cipiteri ignorante non per fare manco l'occhio un bicchiere. Qua il problema non è tecnici o politici, Cesare, qua il problema è attenzionare e cercare di risolvere. Certo, non è facile, le difficoltà ci sono, ma quantomeno proviamoci. Va bene, allora ne vogliamo parlare? Di che? Di che ne vogliamo parlare? Ma di che cosa abbiamo parlato? Ma guarda, poi rivedendo la trasmissione ti renderai conto di che cosa abbiamo parlato, la gente si farà anche un'idea, c'è chi, voglio dire, accumulerà astio ad astio nei nostri confronti, ma voglio dire, pazienza, mi costavo lo sangue, oggi mi costavo lo sangue perché sembra, sai, molto spesso mi capita di pensare che forse è meglio dargliela vinta, cioè nel senso che a che serve? Serve a farti inimicizie, serve a farti in qualche modo additare come Chiggio, perché poi la gente magari ti dice, non voglio chiudere questa trasmissione con una frase, con una riflessione importante. Purtroppo in Sicilia si diventa Peppino Impastato o il giudice Livatino solo dopo che muori, perché quelle persone che hanno fatto battaglie da vivi, quando erano vivi, beh, non ne parlavano come quando poi sono morti. Arrivederci a tutti. Alla prossima.